E coins. Coins, dovrei mettere coin. Druido, speriamo che non sia agro. Speriamo che sia più un ramp. Ci sta. Bella mano, questa ci sta. Questa mano ci sta. Se rampa che gioca lento, vediamo un po' di numeri. Ci sta. Merda, il Cabalistomo, quello ci piace, pure il Blizzard. Flame Strike a 5 mana. Lui ha passato T1. Speriamo che giochi un ibrido. Coin. Vicious Flare. No, ma ok. Gioca il Jade Blossom. Bene, raga. Bene. Gianluca a questa partita riusciamo a giocarlo. Potion of Polymorph. No, vogliamo. Vogliamo di meglio. Secondo te è meglio il Rogue Conquest che il Miracle Rogue? Secondo te? Sono rank 3. Non riesco a risponderti a questa domanda, non ho ancora giocato il nuovo Miracle. Oh, un Recruit Druid, figo. Finalmente, qualcosa di nuovo. Gliela tiro una Fireball, gliela tiro. Ho ancora tante risorse. Quello comunque fa pressione per un bel pezzo di partita. Tizio cinese. Che ne pensi dei Control Lock per ora? Molti pro lo ritengono uno dei più competitivi. Raga, ho giocato poco, ho giocato soltanto sto deck quasi. Quante carte abbiamo? 7. Bello. Meno male. Io uso il BlueStack con l'emulatore d'Android per PC e faccio tutto tramite quello. Ho fatto una guida. Ultimate Infestation. Frostbolt, Flamestrike, è triste. Andiamo a giocare Blizzard. Scarichiamo un Firo la mano. Addirittura swipe per contestare. Continuiamo a giocare fuori curva. No. Ho paura a giocare il Dragon Breath. Prendo più valore giocando Flame Strike in curva con Targreaper. Ho ancora gli Arcane Intellect e Primordial Glyph. Se whiffo perdo. Frostnova anche ci stava in teoria, eh. Frostnova ci stava. Forse era meglio addirittura Frostnova. Però, Dragon Caller Alanna. Lui ha 10 mana, gioca Malfurion de Pestilence, rallenta un poco. Noi siamo bassi, a 17, ma non bassissimi, va bene. Tanto la partita la perdiamo, non è che la vinciamo, però. No, non è vero. C'è Yogg-Saron, ci sono delle carte sick. Polymorph, Blizzard. Blizzard è forte. Problema questo turno, dover stallare, non aver niente da fare. Lui, noi Dragon Caller Alanna. Noi cosa abbiamo giocato di spell a 5 mana? Un Cabalistomb. E un Blizzard. 9 mana. Un 5-5, un 5-5, un 3-3. Cerchiamo un Arcane Giant Naked. Giusto per attirare la sua attenzione, direi. No, il Flame Strike era 4 mana. Mi sa che lo conta 4 mana. È buono qua, Medivh, con 8 mana. Grande. Gioca l'oiettatore. Se giochi quello perdi la partita. Lo sai come va. Lo sai che perdi la partita se giochi quello. Oh. Little China Girl. Oh. Glielo lasciamo? O lo polimorfiamo? Volete che glielo lasci? Io sinceramente lo polimorferei. Non lo lascerei giocare. Com'è che lo rimuova quello? È pericoloso. Glielo lasciamo? Facciamo gli onesti. Giochiamo Polymorph. Sopra il suo 6-6. Polymorph Pin, Eater of Secret Trade. Io glielo lascio giocare, raga, dai. Non facciamo i guastafeste, facciamo le persone oneste. Polymorfare questo un po' al limite, però tempo swinga. Tutto qua. È possibile che lo poppi adesso. No, Mirror Entity non la gioco. Ci stava, ma non la gioco. È buona Mirror Entity sto turno, eh. Secondo me è buona. Ci sta. Lui incastra, mano piena, 10-10, carte. Lui è un Wow, 6 damage di Greater Jasper Spellstone. Rottissima. Veramente forte. Veramente forte. Ah, gioca lo scorpioncino. Ci sta lo scorpioncino, figo. Clear tutto. E swinga. Ok.
due volte il chest, ok. Gliela gioco Dragon Collar a lana per tempo, la vorrei tenere, però gliela gioco. Adesso sì. Lui gioca una Spreading Plague, una l'ha già giocata, potrebbe avere la seconda già in mano. Ha la seconda già in mano, penso, 7 carte left nel deck. No, gioca un Jade Behemoth. Qua la pressione, amico mio, è alta, alta, alta. Pericolo, alta tensione. Blizzard gli fa male. Contesta. Ragioniamo su cosa fare. Noi possiamo swingare. Noi qua swinghiamo sempre. Tipo, I give you television. Sì, io lo provo a punire. Provo a vincere la partita già così. Vediamo come contesta. Meno male che Dragon Alanna c'è. Dragon Collar Alanna c'è. Perché sennò, raga, sarebbero cazzi da pelare. Ala nera, in tu un turno gettavi due mostri di livello 5, due di livello 5, livello 3 tuner e pescavi. Stai parlando di un altro gioco. Inizia con i Jade, esce 5-5, benissimo. Noi abbiamo Blizzard e tu hai perso. Wo-oh-oh-oh-oh. Little China Girl. Ci crea problemi Fandral. Ci crea problemi Fandral. Com'è che ci punisce Fandral? Niente, non ci punisce con niente. Può giocare i Jade Golem, è un problema. Noi lo rimuoviamo Fandral perché abbiamo Arcane Tyrant. Se non avesse Arcane Tyrant non lo clearerei. Gli lascio giocare la seconda Spreading Plague. Ci siamo messi bene qua. Bene assai. Strano, ho vinto. Non l'avrei mai detto, sinceramente. Ogni volta che vinco con sto deck mi chiedo sempre come faccio. Deve essere un po' lento. Lo, deve essere un po' lento. Oh, solo che se incontro aggro, 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 bisogna della mano perfetta. Devo trovare il Tar Creeper. Devo trovare tipo. Devo trovare Primordial Glyph, Tar Creeper, Frostnova. Mi avesse dato un Ice Block, mi avesse dato una Potion of Polymorph, mi avesse dato uno Spellbender, sarei riuscito anche a reggere. Non mi avesse giocato Sprint, millando un po' di carte, sarei anche riuscito a vincere. Il problema è che se io non prendo Potion of Polymorph, cioè se io non trovo Potion of Polymorph, se io non trovo Spellbender, perdo. Miseramente. Cazzo, ho fatto un sacco di partite e non siamo riusciti a giocare niente. Né Deck of Wonders, ho fatto un sacco di partite, non sono mai riuscito a giocare Yogg. Noi entriamo di terza. Avevamo in mano il Primordial Glyph, abbiamo rimosso il 2-1, ci fa pressione. Questo qua ha un 1 Zulok. Grazie Gabri, grazie per l'host. Ciao a tutti i ragazzi della Wall Chat. Com'è tutte ste sub, raga? Non state esagerando. Grazie Arci, benvenuto nel dojo. Arci966, grazie per il supporto. Raga, fatela anche agli altri le sub. Soprattutto agli Agmoth, che ne ha poche. Se gioca al secondo South Sea Captain ci spazza via. Dai con sto muro dei 1000 viewers. Ah, il muro dei 1000 viewers. Ciao Gabri, come va? Ti piace l'espansione? Vuoi venire un po' su Discord a far due chiacchiere? Gioca al secondo South Sea Captain e ci fa totò sul popò. Questo è un turno importante per noi. Doppia Arcane Explosion, looking pretty good. Ti do l'invito, Gabri. Così vieni a fare due chiacchiere e ci racconti cosa hai giocato. Cosa dicono. Cosa comanda il team Kulash? Quali sono le impressioni di Mastro Bertelli? Bertelli sta provando a giocare su Elemental Shaman. Andiamo sopra, dojo. Prova, prova. Ok, ci sono. Va bene, lui ha perso. Penso che abbia quasi perso. Quasi. Prova. Ciao Gabri, ti sentiamo Vic. forte e chiaro, grazie per l'host. Ma figurati, è un piacere. Stavo lì con l'attenzione. Dai, con sto muro dei 1000. Se posso dare un aiutino nel mio piccolo a vedere per la prima volta uno streamer italiano su Twitch con i 1000 viewers, sarebbe una figata. Grazie. Bella sta espansione, Vic. Bella, Bella cara. sì, bella sì. Sì,
vedo tanta gente contenta, anche i più lamentuosi su Twitter, i vari Xyrets, Crane, che sono sempre a piangere, invece sono più o meno contenti, dai, è bella, è bella. Cosa dicono in Kulash? C'è Berthe che è impazzito, Berthe è lì con la bava alla bocca che sta provando la giusta miscela per lo shaman. Poi mi sono beccato nonno Yogmoth che ha abbandonato i suoi costumi, le sue tradizioni, me lo sono beccato in ladder con Agro Druid a rovinarmi la serata mentre io provavo deck strani. E degli altri non so, anche noi avevamo pensato al Questless Mail, stai giocando quello? Ah, stai giocando una roba molto più hardcore tu, Super Casino. Sì, Super Casino. Bellino. Ma bellino, se ti piace perdere, sì. Se ti piace perdere sicuramente, se ti piace vincere un po' meno. Però alcune volte fa delle robe fighissime. Sì, l'espansione è bella, anch'io sono contento, ha rivitalizzato un po' il gioco. C'è sempre il problema che poi si vada a finire nel Super Cancer e già si sta arrivando nel Super Cancer. Cos'è? Ma Bertelli riesce a farlo girare Shaman Elemental o niente? Niente, allora, perché il power level degli altri deck è troppo alto e quindi non ne viene fuori. Allora. Ah, ma c'è anche Gera. Gera, se vuoi venire, vieni anche te. E lei, c'è pure Gera. Io ho provato un lock di Gera ieri. Ho fatto rank 3. Con vieni, Gera, se vuoi. L'espansione è bella e il lock è forte. Se il lock è forte, Gera è contento. E io sto provando King Woggle Druid adesso. Quello che tipo mischi il deck all'avversario quando sei in fatigue. Poi fai naturalize e lo uccidi di fatigue. Che pervertiti che siete in Kulash. Oppure gli riempi la mano quando tu c'hai il deck full, gli riempi la mano con i naturalize, poi gli swappi il mazzo, ma siccome lui c'ha la mano piena non prende la spell del King Tog Woggle per riscambiare i mazzi e quindi lo lasci con zero carte nel deck e tu gli prendi il suo. Sono tante cose da provare, il tempo però non è abbastanza. Io sto giocando soltanto sto deck, che poi alla fine non è neanche come giocare a Hearthstone, perché è un'altra roba, con i Deck of Wonders, con lo Shifting Scroll, cioè provi a fare robe strane, giochi 3 Yogg-Saron, però non è che sia performante sto mese qua. Io mi sa che me ne fotto proprio della ladder, mi sa che gioco soltanto sto deck. Passa abbastanza tempo e ti trasformi nel Duca, cazzo. Come tipo, vivi abbastanza a lungo per diventare il villano, vivi abbastanza a lungo e giochi abbastanza Hearthstone e diventi come il Duca che vuoi giocare solo Yogg-Saron. Ma ti scimmia, cazzo, ha ragione il Duca. Oggi con la tua Rin ha vinto 2 game. Rin non è così lenta alla fine, mi è venuta fuori in un mage, ero a fine partita e praticamente cosa è successo? Questa è in top deck, deliziosa. Ero a fine partita, ho trovato Rin da... ha tirato un Fireland Portal random, ha dato Rin, che ha 6 mana, no, non mi ricordo come l'ho trovata. Ad ogni modo ce l'ho giù, poi dopo spell, posto, spell 5 sono. È vero, era la Spiteful, cazzo, tipo, state guardando un po' il Legendary Series, io l'ho guardato. Io sto guardando il Sydney Invitational adesso. Ah, il Sydney Invitational, è bello vedere le liste che portano i pro. C'è stato, cos'è stato, il Team Liquid, non mi ricordo. Team Liquid, chi è che ha portato? Il Carrion Grab è un'invenzione di Chucky, se non sbaglio. Il team di Chucky, qual è il team di Chucky? Il Team Lul. Team Lul? Si chiamano Team Lul perché sono il Luminosity, ma sono rimasti senza team. Perché ha sciolto il team di Hearthstone, la multigaming. Guarda cosa gioco qua. Guarda cosa gioco, guarda, guarda cosa gioco. Gianluca, che dice, l'hai mai visto sto qua? Grand Archivist, che dice, quando entra, dice, what? Senti cosa dice, se lo riesci. Aspetta, cazzo, per uno stream. Che quando entra dice, what this one do? E poi alla fine del turno procca l'effetto e dice, I try this, e ti casta una spella a caso. Vediamo cosa casta. È il mio momento preferito della giornata, quando viene giù Gianluca. Soprattutto quando viene giù su board vuota contro Priester, e sta giù 4 tour. Vediamo cosa... Fai il bravo, C'è Wolcat, non far cagare. Ogni volta fai cagare. Vai, Dai, cazzo. Cos'è che caghi? Dai, archivistolo. Proprio lui. Quella è buona, Gianluca. Lui particolarmente gli piace Deck of Wonder e Cabalistom, perché sono dei tomi. Vedi che nel disegno ci sono i tomi, i libri, no? A lui piace. Ogni tanto Blizzard. Guarda che lo vuole contestare a paura, Oppo. Dai, gioca sto Death Knight, facci divertire, cazzo. Tra l'altro non hai grosse spell che puoi tirarti addosso e farti male con quel deck. Ben congelato. Ah, non lo contesta! Sì! Tu sei pazzo! La furia di Gianluca si abbatterà su di te. No, lo contesta, dai. Non lo contesta?
Ma tu sei matto. Con Blizzard e Flamestrike nel deck. Gianluca. Mi sa che non riesce fisicamente Frostbolt. A contestare. Vabbè, giochiamo Blizzard e lasciamo scatenare la furia di Gianluca. Poi Gianluca, ci sono le volte in cui prende proc Arcane Intellect. Quindi dà le due carte pescate e 15 scroll nel deck e lì è la fine. Ma infatti la build del mazzo fa sì che non ci siano grosse spell che ti possono danneggiare dall'effetto dell'Archimist. Esatto. Grande build, me gusta. Ehi, cos'è uscito lì? Ma vedo bene, è una Pyroblast. Ma non la giochiamo. Qua devi vincere Gianluca. Ah, ok, giusto così. Devi vincere Gianluca, raga. Il parco giochi di Gianluca sta a bordo, guarda. Basta, tocca a te Gianluca, vai. Vai, cos'è che casti? Un Primordial Glyph. Merda. Ogni volta scazza. Ho provato sempre a giocare Gianluca. Guarda, mi hai dato un Blizzard, però bravo. Ho provato sempre a giocare Gianluca. C'è le situazioni tipo board oppo piena, sotto Flamestrike, lo giochi. Mica non me l'ha mai messa, figa. Sempre una delusione, figa. Però ieri ho tirato una yoggata allucinante. Non so se l'hai vista. Yogg, lo butto giù. Ce l'ho vista quella clip! Che gioca al Treachery e poi fa il Toad Steel, lo manda a 10 carte e gli fa millare il Death Knight. Sì, quella clip me l'ha passata a Taco. Si è pisciati addosso da ridere per due ore. Bella. Quella clip è... Bella, ha giocato il Death Knight. Sì, cazzo, raga. Sì, cazzo. Vai, Gianluca. Qua è la furia di Gianluca, io te lo dico. Sul Blizzard è la furia di Gianluca. Dai, cazzo, Gianluca. Questo è il tuo momento, Bruce. È il tuo momento. Cos'è che rimuoviamo? Questo? Sì. Gianluchino mio. Potrei anche giocare all'Arcane Intellect per cercare i Deck of Wonders. Però poi dopo rischio di clearmi board. Lui adesso... Lui per esempio succede che lui deve tirare fuori gli Scroll of Wonders, capisci? Mm-hmm. Se tira fuori Scroll of Wonders mi fa pescare. Pescando ne tiro fuori altro. E fa partire la reazione a catena. La reazione a catena di Gianluca! Ah, che Gianluca è forte, io te lo dico. Dillo alla Team Kulash. Guardalo qua! E fa gol! Finalmente! Sono 3 giorni che l'aspettavo, Brucius! 3 giorni! E che sarà Wolcat, questo è Wolcat, raga. Questa è la presenza di Wolcat. Gianluca dice presente. Mica che goduri. E lui è lì che Warlock è lì che dice, ma quello lì che cazzo è? Il Natale di Gianluca, basta. Il Doge è in festa. Quando Gianluca tira giù un Flamestrike, in genere è sempre su board vuota, perché lui gli piace così. Però quando la tira giù su board piena. Tocco con Gianluca. Chi è che è Gianluca? Chi è che arriva? Eh sì che ti tocchi con Gianluca. No, non lo rimuove Gianluca, va faccia. Bene, è adesso è passato così. Guarda qua, Deck of Wonders, lo mettiamo dentro. Cabalistome, non giochiamo neanche Arcane Intellect. Cerchiamo un altro Deck of Wonders che non ce lo dà a pezzo di. Va bene. Gianluca, è arrivato il momento tuo. Attento che c'è la Doomguard. La Doomguard ti fa male. Dai Gianluca, caccia giù lo Scroll of Wonders. Come on. Eccolo, ci siamo. Gianluca. Gianluca! Si scatena la furia! La furia degli Ittai! Tripla spell. Warlock è lì che sta guardando la parete che dice... Vabbè, oh, andiamo avanti, vediamo che fa sto deck. La butta sempre dentro. Sì, ma non no, si è... Ci sei, Gabri? Sono lo shuffle del Deck of Wonders numero 2 e sono molto, sì, molto casato. Poi praticamente cos'è che faccio? Io gioco lo Shifting Scroll e i Glyphi per trovare Deck of Wonders. Quindi in una partita ne gioco 4-5 e poi vado di Mega Chain alla viva al parroco, hai capito? Mi arrivano oddio anche tanti simulacri, ci copio Dragon Collar Aranna e Yogg-Saron. Poi Gianluca arriva, Scroll of Wonders, ha in mano Yogg-Saron a 8 mana, Yogg-Saron a 10 mana più simulacro. Cataclysm come prima spell e scarti 9 carte. Tranqui, è successo anche quello. Wolcat in arena fra Rogue, Warrior, Druid che prendo. Raga, se avete domande per Gabri, che è uno streamer per Game Division qua su Twitch Italia, Wolcat Games, raga, è bravo Gabri. E più che uno streamer, in realtà Gabri sì, è streamer, però possiamo dire che Gabri oggi sei più giocatore professionista. Cioè, Sto trovando la balance, sono sotto la cascata a meditare, sono in un periodo molto, molto sereno della mia vita professionale in generale, con la competitività e con lo stream.
Sono sempre alla ricerca della giusta balance. Ovviamente adesso è stato un mese pieno di appuntamenti competitivi, quindi sono un po' mancato. Però il ritorno allo stream mi sta facendo talmente tanto bene che credo che, salvo veramente super eventi che mi tengano lontano dallo stream, me lo godrò per un bel po' lo stream. Sto molto bene.